Ben ritrovati amici, nei giorni scorsi, come avete potuto vedere qua proprio su YouTube, avevo pubblicato un video spiegando come Andrea Barzagli non avrebbe fatto parte dello staff di Massiano Allegri, perché, ora lo posso svelare visto che è ufficiale, perché Andrea Barzagli ha accettato di tuffarsi in una nuova avventura professionale televisiva dove ricoprirà poi l'incarico, il ruolo di opinionista di Dazon. Eh, è sicuramente curioso, nel senso che... Eh, non, ho, non avevo mai pensato che Barzagli potesse essere un opinionista, sono sincero perché l'ho sempre visto come un personaggio schivo, lontano dai riflettori, anche poi poco propenso ad analizzare a livello televisivo poi l'andamento delle partite di un campionato, le prestazioni di un singolo in generale, quindi il mondo calcio. E quando mi è arrivata questa notizia perché. Eh, qualche chiacchiera c'era stata tra Barzagli e la Juve, Barzagli ha un rapporto speciale con Massimiliano Allegri che era stato suo compagno di squadra eh, alla Pistoiese e che poi eh, ha visto i due anche protagonisti per cinque anni bellissimi alla Juve, quindi eh, una chiacchiera c'è stata, anche più di una chiacchiera perché Barzagli dal mondo bianco-nero viene visto come un punto di riferimento, come un esempio di professionalità e serietà, e quindi la società, assieme ad Allegri, aveva pensato alla roccia eh, proprio come figura da inserire all'interno dello spoletoio, anche per far comprendere ai più giovani cosa significa indossare la maglia della Juve e le annesse responsabilità. Quindi c'è stato questo, questo dialogo che è andato avanti per settimane però poi evidentemente Barzalli eh, accettato da Zon perché è un ruolo importante, sì, ma che non ti tiene occupato sette giorni su sette. Lavorare nello staff tecnico come quello della Juventus significa non vedere mai la famiglia, se ce n'è lontana. E in generale quindi è un dispendio di energie fisico-mentali mica da ridere. E probabilmente Barzagli, che ha un ruolo simile, lo aveva già vissuto facendo parte per qualche mese dello staff tecnico di Maurizio Sarri, decidendo poi post-lockdown di fare un passo indietro, evidentemente diciamo che analizzando attentamente la situazione, eh, Barzagli ha optato per qualcosa di più soft e quindi anche per... Apprendere una nuova professione, chissà che non possa diventare poi il suo ruolo del futuro. Sono molto curioso perché Barzani è una persona intelligentissima, una persona seria e credo che sia poi un professionista apprezzato non solo da coloro che lo hanno visto eh, protagonista nelle squadre eh, di riferimento che possono essere state la Juventus, il Palermo, il stesso Chievo, Verona, ma Barzagli eh, anche agli orecchie e agli occhi del tifoso interista, milanista, romanista e del Napoli sicuramente secondo me eh, verrà visto come mh, davvero la professionalità lo stato puro perché mh, è una persona seria appunto eh, vi dico anche altre figure che sono state annunciate al mondo da Zon e che faranno parte quindi a livello di commentatori della squadra eh, della stagione 2021-2022 eh, del canale che detiene poi eh, diciamo la prevalenza la prevalenza i diritti della, della serie a e ci saranno oltre a Barzagli Massimo Ambrosini quindi anche un bel colpo questo Gianpaolo Pazzini eh, Alessandro Matri altro ex bianco nero che quindi lascia l'incarico che aveva di collaboratore di glitare nell'area tecnica della Lazio e Riccardo Montolivo quindi ribadisco oltre a Barzagli ci saranno tra, tra gli altri Ambrosini Pazzini Matri e Montolivo insomma una squadra Molto interessante, che poi si va a associare al mondo di Dazon, composto dai vari Federica Zille, Diletta Leotta, Giorgio Rossi, Marco Cattaneo, altro grande acquisto, il mio carissimo amico Tommaso Turci, Marco Russo, altro caro amico Davide Bernardi, Pierluigi Pardo, Riccardo Mancini, Edoardo Testoni, Enrico Buscaglia, eh, Dario Mastroianni e Stefano Borghi. Insomma, una squadra eh, di livello assoluto, con eh, commentatori di qualità ai quali Personalmente faccio un grosso in bocca al lupo, auspicando che poi possano togliersi anche delle belle soddisfazioni professionali. Insomma, eh, sono curioso: sono curioso. poi in questa nuova squadra ci sarà anche Giorgia Rossi. Eh, perché eh, onestamente eh, ero convinto a un certo punto che Barzagli eh, accettasse, la, potesse accettare la proposta eh, della Juve, ma eh, è evidente, è evidente che poi uno. Posso anche decidere di misurarsi in un altro contesto, ribadisco, ma non tanto per una questione, sì, importantissima, la famiglia, sì, magari anche monetaria, il legame monetario, il discorso dei soldi, eh, non dico che sia primario, ma non va mai sottovalutato, è che si parli di persone che già hanno avuto modo di arricchire il proprio conto in banca e in generale anche per i comuni mortali come noi, però mh, ci sta a una certa, secondo me, decidere di... Misurarsi in più contesti per comprendere poi che tipo di carriera realmente fare, perché magari lavori inizialmente in uno staff tecnico e decidi successivamente di buttarti in una carriera, carriera televisiva e al tempo stesso puoi anche eh, fare il percorso inverso, no? Magari inizi da un punto di vista. Eh, dei riflettori nella esposizione mediatica salvo poi decidere di andare a fare altro quindi eh, ci sta questa scelta di Barzagli ci sta comunque andrà secondo me sarà un successo perché ribadisco se si parla di Barzagli si parla di fosforo allo stato puro e quindi cosa cambia per la Juve a livello di staff tecnico? nulla nel senso che sarà riconfermato poi in blocco eh, tutto quel gruppo di lavoro che già per cinque stagioni aveva avuto modo di affiancare Massiano Allegri alla Juve. Quindi parliamo di Landucci vice allenatore, quindi parliamo di Folletti preparatore atletico, quindi parliamo di Trombette Dolcetti eh, uomini campo, quindi parliamo del confermatissimo. Filippi, preparatore di portiere, insomma, Allegri torna alla Juve, poi all'insegna anche dell'usato sicuro, dell'usato garantito, di quelle persone eh, di cui si fida ciecamente. Che tra l'altro, e questo non va sottovalutato perché Allegri è rimasto fermo due anni e lo staff tecnico non ha lavorato per due anni. E quando parliamo di staff tecnico, non parliamo di macro cifre. Quindi sono persone che si sono dimostrate fedeli ad Allegri, che aveva concesso loro una grande opportunità nel quinquennio a Torino. E quindi, da questo quinquennio si passa poi al 2.0 con le stesse persone chiamate a costruire questa nuova stagione. Persone che, tra l'altro, eh, sono già alla Continassa alcuni in questi giorni, perché, ovviamente, c'è da pianificare eh, il lavoro da fare nel precampionato. La Juve alla continazza ha strutture davvero top ed è uno di quei motivi che poi porta i bianconeri a fare il precampionato proprio a Torino per poi muoversi e affrontare delle amichevoli. Vedete, ad esempio, quella che ci sarà molto probabilmente a fine luglio con il Monza, il trofeo Gamper con il Barcellona. però la base sarà a Torino perché ci sono, eh, mi spiegavano, anche dei macchinari che difficilmente si possono trasportare da altre parti e che quindi è eh, meglio che la squadra resti qui che si uniscano poi successivamente anche coloro che hanno eh, giocato l'europeo e la coppa america e vedremo se ci sarà anche qualche nuovo volto qualche nuovo acquisto perché in questo momento siamo fermi ma vi do appuntamento al video di domani dove facciamo un pezzo facciamo, diciamo, mettiamola così eh, si chiamerebbe una brevina no? a livello giornalistico diciamo che sono quegli argomenti non top ma importanti e sulle secondo me, della Juve c'è da fare il punto della situazione, perché poi fa comprendere anche per quale motivo poi eh, il mercato sia particolarmente bloccato. In generale, se non vendi non puoi acquistare. Giustamente questa è la vecchia politica manageriale che ha sempre fatto poi eh, breccia come caposaldo nei concetti di qualsiasi dirigente, ma ora la Juve. Dopo aver anche sperperato nell'ultimo biennio qualche risorsa eh, non modica, eh, vuole tornare a ottimizzare, vuole tornare ad avere anche conti più solidi e quindi se non vendi non acquisti. Punto, ma questo è un altro discorso. Mi raccomando, ragazzi, se ti fate Juventus iscrivetevi al mio canale YouTube, alzate la campanella, mettete like ai miei video e va, un grosso in bocca al lupo ad Andrea Barzalli per la sua nuova avventura in The Zone.